Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: ecco spuntare dal nulla un'immagine sbalorditiva del gruppo dei tre tenori de Il Volo. Ignazio, Piero e Gianluca come non li avete mai visti. Oggi rappresenta uno dei gruppi musicali più conosciuti a livello nazionale e non solo. Il Volo ha trovato la sua affermazione anche fuori dai confini tricolori, calcando palcoscenici unici e memorabili. Il loro momento è arrivato nel lontano 2019 quando Roberto Cenci scommise senza batter ciglio sul loro naturale talento. Ecco dunque Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sbarcare sulla rete Ammiraglia Rai, all'ordine di Antonella Clerici. Ti lascio una canzone è la vetrina trampolino di lancio per il promettentissimo gruppo dalla voce sublime e profonda. Il loro tono vocale ha sorpreso tutti sin dalla prima performance. Nonostante fossero passati diversi anni dalla loro affermazione sul piccolo schermo, il loro appeal è in costante aumento. I fan da tre anni dal loro esordio ufficiale se ne innamorano ogni giorno di più, a tal punto da diventare curiosi nell'osservare da vicino ogni singola trasformazione. Il Volo, la trasformazione che non ti aspetti, una nuova versione del gruppo. Dal loro primo esordio in TV, il gruppo de Il Volo ha costruito successi su successi fino a diventare uno dei gruppi musicali più amati in tutto il mondo. Ogni anno, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble organizzano tour fantastici in giro per il globo ed è per questo che la loro considerazione è arrivata alle stelle. Con il tempo però, rispetto alle prime volte in cui li abbiamo ammirati sui palcoscenici più ambiti, i tre tenori sono andati incontro ad un vero e proprio cambiamento. Se il loro giudizio sulle performance è rimasto inalterato, non si può dire lo stesso per l'aspetto e l'attitudine degli artisti, oramai di livello internazionale. Il Volo, spunta l'immagine più emblematica mai vista in precedenza, come non li avete mai visti prima. Il grande successo de Il Volo per i tre tenori, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble è rimasto invariato oltre che enormemente apprezzato in giro per il mondo. Che la loro presenza si faccia sentire in televisione o sui social network non fa alcuna differenza. Ma una cosa è assolutamente da tenere in considerazione, dato ciò che è trapelato e sta girando sulle piattaforme online e il web in generale su di loro. Ecco l'emblematica immagine del gruppo dei tre tenori, come non li avete mai visti prima. I fan non hanno creduto ai loro occhi al primo impatto. Una trasformazione incredibile. Insomma, ciò che rimbalza nelle ultime ore sul gruppo musicale più conosciuto è l'attitudine al cambiamento. Se infatti paragoniamo la foto dei tre tenori con una qualsiasi del passato e del periodo in cui comparivano la prima volta in TV, notiamo qualcosa di diverso. Piero Barone, rispetto a quando era ragazzino, ha tolto quegli occhiali rossi e la folta capigliatura che lo distingueva dagli altri due. Gianluca Ginoble pare non aver cambiato una virgola, il suo aspetto estetico. Discorso a parte per lo slanciatissimo Ignazio Boschetto che rispetto a qualche anno fa ha perso peso, divenendo un vero e proprio divo. Insomma, vi aspettavate questo cambiamento da parte dei tre tenori? Sembrano proprio diversi, non trovate? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.